Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare il nuovo Gone Future Ezza. Prima di iniziare mi volevo accertare di una piccola roba e sono molto felice che sia così. La Damage Reduction si attiva mid-turn, quindi vuol dire che se beccate una special ormai nelle nuove Red Zone, Trunks e Vegeta non la tankano così bene in realtà, avete la Damage Reduction, tranquilli. Oppure, ancora meglio, lo volete tenere primo anche senza guardia, gli fate prendere un colpo, probabilmente implode, ma dopo la Damage Reduction. Questa era la cosa un attimino che mi volevo accertare che funzionasse in quel modo, e funziona in quel modo, quindi sono felice per Gohan. Allora, intanto... sono tanti colpi. Allora, deve avere il Trunks in turno, quindi sì, l'unico Trunks effettivamente funzionante, 100% vi potete stare molto sicuri, è Trunks e Vegeta. Se no c'è Trunks Tech nuovo, ovviamente. Però, comunque, in generale... Come detto... Mi basta poi prendere quel colpetto che tanto qua Trunks e Vegeta in realtà non gli piace stare primi contro sta fight, sarò del tutto sincero. Allora, dobbiamo fare delle robe per questo showcase perché è un attimino cursed il fatto che dobbiamo stare anche sopra il 58% di vita per trasformarlo. Sì, come vedete prende 57 dai pugni, tranquilli che la special la sentite e tranquilli che avete la Damage Reduction mid-turn poi. Comunque in generale stavo dicendo... Questo Gohan funziona molto bene. Volevo mettermi nel team anche il Gohan free to play nuovo, però... Yes, ok. Damage Reduction. È attiva. Boom, fine. È attiva. Ora dobbiamo risalire di HP, però... Comunque, è attiva la Damage Reduction. Fa quello che deve fare ora. Danno comunque 7 milioni. È giusto dire che non linka, però, quello... Non ha molti link attivi con Trunks e Vegeta. C'è il Trunks, ok. Però... Si potrebbe fare un qualcosina di più. Questo Gohan ha bisogno di un partner con i link abbastanza decente, quello. Se il nuovo... Sì. Bella quella special. Spero di evadere. Perché Vegito lì è morto e Vegito è morto al primo slot. Bella, non ho le orb! Vai, mai, ti prego. Devo riniziare lo showcase, probabilmente. Sì, scegliere Black come metodo di showcase è un po' da cattivi. Lo so, è un po' da cattivi, fine. Spero. Perché spero, se no riniziamo, non è un problema. Volevo giusto provarlo qua per vedere come tankava veramente, ok? Volevo provarlo dalla fight che fa più danno nel gioco. Non da altre fight. Volevo vederlo qui un attimo, no? Con la Damage Reduction, giusto per farvi vedere com'era. Peccato che prima non c'erano i pugni. Se c'era un pugno così avevate già visto. Poi potevo andare a fare una fight normale. Lad. Grazie mai. Potevi farmelo, lad. Oh! Oh, mamma mia, questa è goduria, eh. È goduria. Allora, no, vabbè. Se rimaniamo in vita, se Vegito vuole evadere... Yes! Vegito ha evaso. Qua la Damage Reduction. Cioè, con tutta la sincerità, andateci tranquilli. Gli do anche la def in più da Trunks e Vegeta, ok? Giusto, ok? Vabbè, tanto comunque giocano assieme, quindi gliela potete dare tranquillamente. Giusto per vedere, 181.000, però... Ok, però, sì, 1700. Vediamo quanto tanca post special. Fine. A greatly raises. Vediamo. 6 e 3. Sì, dai, il danno c'è per il base form. Il base form c'è. Solo è... Avrà la guardia? Yes! Alla guardia! 58% damage reduction. Heads. Yes, bygone. Funzioni bene. Mi piace. Possiamo andare a fare una fight normale ora. Possiamo andare a fare una fight normale. Sì, perché comunque con 1400 HP moriamo al primo sputo, quindi... Dovevo giusto farvi vedere questo. Mi era importante un attimino fare questo. Cioè, vogliamo giocare per vincere? È dura, eh. No, è praticamente impossibile ormai. Impossible.
Impossible. Giocarsela così ora è impossible proprio. Ho Vegito trasformato sicuro, però finisce lì. No, però il problema è che se si scende sotto del 58 non vedete Gon trasformato. Avrete sempre un Gon con 58% damage reduction e fa da buffer. Ok, perfetto, bellissimo. Va bene ragazzi, abbiamo provato un attimino da Rosé Black, giusto per far vedere quella parte di passiva là che mi interessava. E andiamo un attimino in un'altra fight, vediamo un pochino. Io ho solo paura di una cosa. La sua trasformazione non è cambiata, però voi volete assolutamente vedere il Super Saiyan. Il problema è che comunque è quarto turno, Trunks in turno, tutte quelle robe lì, 58% di vita o più. Il problema si nota in una fight lunga, o comunque anche se parte primo in realtà. Perché se parte primo, facciamo il conteggio dei turni. Lui c'è al primo turno, al secondo non c'è. Terzo turno! Quarto non c'è, quinto turno ritorna. Quindi è il quinto turno in realtà la sua trasformazione, in questo caso. Se parte primo. E può essere una bella rottura di balle in realtà, Attenzione che può essere una vera rottura di palle sta cosa. Teniamo Vegito Tech in turno, ok. Può essere una rottura di scatole. Ok, la damage reduction funziona a mid-turn e su questo. Felice. Tutte le cose funzionano come Goku Blue Kaioken, che se prendete giusto un po' di Ka, ok? Glielo prendete un attimino. Grazie per la special lì. Vabbè, abbiamo la damage reduction per dopo praticamente, quindi siamo a posto. Stavo dicendo comunque, funziona che comunque quella cosa là è buona. Damage reduction mid-turn, come Goku Blue Kaioken. E gli si attiva il super efficace e tutte le cose durante il turno. O anche come... Non mi ricordo se C17 fisico era durante il turno. Comunque a prescindere, questa roba è utile per lui. Ok, è la cosa più utile da parlare del suo kit. Però la trasformazione è troppo importante, la volete. E essendo che sono in realtà tanti turni, e avete visto comunque da Black, Trunks e Vegeta prendono le botte. Lui le può anche andare a tankare un pochino, decentemente, no? Post special e tutto, però si prendono botte. 5 turni con un nemico che ti fa tutti quei danni, il rischio di arrivare sotto al 58 e non recuperare più è un casino. E c'è. Vi dovete portare Zamasu GL nuovo. Se volete avere la trasformazione più facile, Zamasu GL nuovo in team, che tanto lui non gliene frega niente, lui deve tankare. Sono sincero, dopo averlo provato un pochino, terza girare non è un problema in realtà. Si ritrova comunque con la damage reduction e chi se ne frega, ok? Ok, le doppie special stanno iniziando a rompere veramente tanto le palle. Del tutto sincero con voi, ma va bene. Ce le dobbiamo collare. Allora, queste due Mai hanno un solo ruolo. Una evadere, l'altra fare doppia special. E siamo a posto, e siamo safe. Ok. E no, dopo... Sì. Bello quando ha la guardia attiva con il Trunks in turno. Se non ce l'avete, amen. Devo mettere... Trunks e Vegeta a girare, assolutamente. Devo fare un attimino quel casino. I turni non sono partiti bene. Se l'avete in turno con Trunks, a posto. Se non l'avete in turno con Trunks, è già più un casino. Bella lì. Ok, teniamo sugli HP. È l'unica cosa che importa. Teniamo sugli HP. Una cosa, vado a controllare giusto una roba. Perché... Trunks on the team, okay. Allora siamo safe. Mi assicuro di avere la trasformazione. Don't care. Attiviamo la difesa in più. We don't care. Siamo a posto. Death in più quasi del tutto assicurata. Ok, sugli HP, via. We don't care. Allora, dovremmo... Quarto turno from the start of battle. Sì, ok. In seconda turnazione questo golem funziona easy. Perché il quarto turno c'è per il golem in seconda turnazione.
E quindi vuol dire che il Gon si trasforma. E dopo si gode. Raga. La trasformazione è buona. Il Super Saiyan è buonissimo. Super Saiyan è super solido, no? L'abbiamo letto ieri comunque. Chi più 1 attack def 150 c'ha il 58% di damage reduction e tutto. E 158 poi comunque. Chi più 3, scusate. Chi più 3 attack def 158, mi sono confuso. Ma... però comunque ha la damage reduction, fine. Lì dopo lui funziona. Prendi i buff, ok. Se c'è il colpo, però. Dopo funziona benissimo. Lo volete a Super Saiyan, fine. Secondo turnazione, sempre più facile trasformare questo Gon, ok? È che è cattiva in realtà, perché è quarto turno. Ricordatevi sempre la cosa, se parte al primo è al quinto turno la trasformazione. Quindi dovete resistere per quattro turni interi ad avere sopra il 58%. Eccolo qua, si dovrebbe trasformare. Ciao. Eccolo qua, Gon Future Super Saiyan. E ci siamo. Cattiveria pura. Non me ne frega. Spero solo per mai che non implodiamo. Quanta def di base abbiamo? Ok, 150, ma abbiamo 58% damage reduction. Ok, vediamo un attimino come se la worka, dai. Vediamo un attimino come se la worka. Mi interessa questo. Come te la tanchi? Vabbè, l'evasione, grazie. Ok, pre-special problema. Ok. Pre-special è un problema, va bene. Deve rimanere secondo, volevo giusto vedere, ora lo ritrasformo. Scusate, questo showcase sarà fatto in parti, però è giusto per provare tutte le cose. Ok, eccoci qua, allora, ci sono il Bond of Master and Disciple, tutte le cose che ci servono. Ora Gon può funzionare tranquillamente, c'è il Trunks, Additional Attack, tutte le cose. Slot 2 se la cava lì tranquillamente, senza... problemi. Ok, 213.000 def, va bene che c'è anche Mai in turno ad aiutarlo, però qua, secondo, no problem. Ok, 58% damage reduction, la roba al lancio, qua dovrebbe essere no problem. Andiamo, proviamolo. Finalmente. E giusto per i link, sono Super Saiyan Dismal Future Field Battle. No more, non linka bene con molti Gon Future, è questo l'unico... l'unico difetto è quello, fine. Ok. L'unico difetto è un attimino quello. Grazie per la special. Grazie mille. Vabbè, amen. Aia. Allora. Considerando il tutto... sì, boh, da secondo può funzionare. Forse però la special farà malino comunque. Anche con 58% damage reduction. Potrebbe far malino comunque. Però qua... da secondo sta tranquillo. Primo no. 200.000, 58% damage reduction, in realtà le prende, fine. 7-3 il danno, ok. Qua può lanciare l'additional attack perché c'è il Trunks. Non siamo contro un Future on Android, quindi F per quello, da quel lato. Ah, ecco l'add, peccato. Non tanca però abbastanza questo. Con pure il buff e tutto. Posso dire una roba? Posso essere sincero proprio, 100% sincero con voi. Non vorrei dire, ma... non vorrei dirlo, ok? Non vorrei dirlo. È meglio base? Perché anche la guardia? Quanto è messo? 2.34. Prende il cazzo, raga. Prende il cazzo, fine. Ve lo dico. Lo prende. È molto meglio in base. È molto meglio in base, sto roba. Non mi vorrei perdere qualcosa dal kit. Un attimino solo. Chi più 3 attack def 158, additional attack def 58 al lancio della special. Ok, ora se la dovrebbe tankare meglio, ovviamente. Ok, calma, lo vediamo, fine. Lo vediamo. Rifacciamo subito un test, un attimo solo, perché tanto mi è morto. Tranquilli. Facciamo subito un test. Si può fare subito un test. E vi dico io che...
Ok, calma. Sì, è meglio. È meglio, fine. È meglio in base. È meglio in base, fine. Non c'è neanche bisogno di discuterne. È meglio in base. È meglio in base, sto roba. Giochiamo per non attivare il Super Saiyan. Adesso gioco per non attivare il Super Saiyan. Metterò a tankare il PG sbagliato. Scendo sotto il 58. Lo mettiamo contro... Lo mettiamo nella stessa situazione lì contro. Ok, va bene. È meglio in base. Ok, ora vedete la situazione dove, dicevo, è meglio in base. Lo teniamo primo, eh. Io mi fido tranquillamente. Def 151 con high chance di guardia e 58% damage reduction. Attenzione! Mi fido molto di più. Non c'ha la damage reduction. Non c'ha la guardia. Va bene, ok. Ma tanto lui in realtà non lo tenete primo, eh. Lo tenete comunque secondo. Greatly raise attack death dalla special, ok. E siete a posto. Era per ridere sta roba, ma è la realtà. Era per ridere, era per fare una battuta un attimino, ma è vero, è la verità sta roba. Funziona molto meglio in base. Io mi chiedo, ma perché non hanno messo Raises Attack Death all'infinito invece di... Fra poco ci vediamo, visto che ieri io vi ho chiesto una cosa. Volete vedere Trunks contro Cell? Per fare i coriandoli? Ci vediamo fra poco a fare i coriandoli. Yes. È stato un piacere, lasciate un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.